100.000 anni fa, la Terra era popolata da 1 milione di esseri umani. Eppure si ipotizza che sia stato un ristretto gruppo di individui a dare origine alla moderna comunità, circa 70.000 anni fa. Qualcosa è accaduto. Qualcosa di grande. Qualcosa che ha cambiato il corso dell'evoluzione umana. Ma cosa è potuto accadere? La civiltà del XXI secolo rischia forse lo stesso terrificante destino? Il pianeta Terra è abitato da oltre 6 miliardi di persone. L'essere umano si è adattato alle diverse condizioni del pianeta sviluppando un'ampia gamma di tratti fisici diversi. Tratti che si differenziano per colore, forma e dimensione. Ma l'aspetto più curioso non sta nelle differenze superficiali, quanto piuttosto nelle similitudini nascoste. Il professor Todd Disotel dell'Università di New York studia il DNA, una sorta di codice a barre contenente le nostre caratteristiche fisiche. Tuttavia, sembra ci sia una differenza di solo un decimo dell'1% nelle informazioni genetiche contenute nella molecola del DNA tra due individui qualsiasi, a prescindere dalle diversità apparenti o dai luoghi di origine. Abbiamo tutti molto più in comune di quanto pensiamo. Trovo che la scarsa diversità genetica fra gli individui di tutto il mondo sia assolutamente affascinante. Vediamo persone con un diverso colore della pelle, tipo di capelli, con una diversa forma della testa. Eppure tutte queste differenze si annullano quando studiamo la loro genetica. Infatti, ricorrono meno variazioni nel DNA dell'intera popolazione terrestre attuale che in un solo branco di scimpanzé dell'Africa occidentale. La nostra scarsa diversità genetica ci dice qualcosa di importante sul nostro passato preistorico. Ci dice che qualcosa ha cancellato la maggior parte dei dati del DNA umano, qualcosa che potrebbe aver decimato il numero dei nostri antenati. Questo fenomeno prende il nome di collo di bottiglia, ossia l'estinzione di una parte di popolazione che porta con sé la maggior parte delle informazioni genetiche. Oggigiorno sono comunemente studiate come specie estinte. È come se mischiaste ed estraeste a caso delle palline colorate da un barattolo. Qui ho una popolazione variabile rappresentata da palline di 5 diversi colori. Se questa popolazione si riducesse passando attraverso il cosiddetto collo di bottiglia genetico, finirei per avere un più ristretto gruppo con meno diversità genetiche. I dati del DNA umano rivelano che qualcosa ha spinto i nostri antenati sull'orlo dell'estinzione. Le prove nei nostri geni ci dicono anche quando accadde tutto ciò e come molti sono riusciti a sopravvivere passando attraverso il cosiddetto collo di bottiglia. Gli scienziati possono ipotizzare le dimensioni della popolazione del passato utilizzando il mitocondrio, un organulo cellulare racchiuso da una doppia membrana dotato di DNA. Il DNA mitocondriale si eredita esclusivamente dalla madre e non si combina con le informazioni genetiche del padre. Così, partendo da questi geni identificati nella popolazione moderna, gli scienziati possono percorrere a ritroso esclusivamente la linea femminile e ipotizzare il numero di donne incinte nella popolazione delle generazioni primordiali. Il DNA trasmesso a un bambino non è sempre la copia perfetta del DNA genitoriale. È un po' come fotocopiare una fotografia e rifotocopiare la copia infinite volte.
Ciascuna imperfezione viene riportata in ogni successiva copia e a lungo andare la foto può cambiare notevolmente. Ecco come sono cambiato dopo 20 generazioni di fotocopie. Gli scienziati possono determinare l'estensione della popolazione umana a seguito del cosiddetto collo di bottiglia, comparando il tasso di mutazione e l'attuale gamma di variazioni del DNA mitocondriale. Studiando le mutazioni del quadro mitocondriale che osserviamo oggi sul pianeta e usando il conseguente tasso di mutazione del mitocondrio, posso stabilire che tra i 50 e i 100.000 anni fa esistevano solo poche migliaia di individui che hanno quindi dato origine alle popolazioni attuali. In altre parole, ciascun singolo individuo degli attuali 6 miliardi di abitanti può discendere direttamente da questo esiguo gruppo di persone. Un gruppo probabilmente di 5.000 componenti che hanno vissuto tra i 50 e i 100.000 anni fa. Il che equivale a un singolo individuo per l'intera popolazione di Manhattan. Se la teoria di Disotel fosse esatta, allora dovremmo tutti la nostra esistenza a queste poche migliaia di sopravvissuti. Eppure, prima dell'effetto collo di bottiglia, si presume che la Terra fosse abitata da 1 milione di uomini preistorici. Artefatti in pietra risalenti a centinaia di migliaia di anni fa sono stati rinvenuti tanto nel Nord Europa quanto in Cina. Ma a quell'epoca, a che stadio di sviluppo era giunta la nostra specie? Queste creature erano davvero umane? Il Museo di Storia Naturale di Londra ospita la collezione fossile più antica e più vasta al mondo. Il dottor Chris Stinger esamina ogni singolo campione della collezione per indagare sul grado di evoluzione dei nostri antenati agli albori del predetto collo di bottiglia. I genetisti ritengono che l'evoluzione umana abbia avuto inizio circa 6 milioni di anni fa, cioè quando il nostro DNA si è scisso da quello degli scimpanzé. Ma i primi segni dei tratti distintivi umani sono emersi milioni di anni dopo. Le prime creature identificabili come umane sono apparse circa 2 milioni di anni fa. Il volto inizia a evidenziare tratti umani, incomincia quindi a prendere forma il naso prominente. La base del teschio mostra che queste creature camminavano in posizione eretta e usavano anche utensili in pietra. I paleontologi utilizzano le dimensioni cerebrali, tradizionalmente misurate dal volume delle perline contenute in un teschio, come indice dell'evoluzione umana. Quest'uomo, vecchio di 2 milioni di anni, ha un cervello di 600 cc, più grande di quello di uno scimpanzé, ma più piccolo della metà di quello di un uomo moderno. Nelle successive migliaia di anni, le dimensioni del cervello umano sono aumentate. 100.000 anni fa, i teschi come questo proveniente da Israele hanno dimensioni umane moderne. Questo teschio ha lo stesso volume di un teschio moderno, il che ci dimostra che la specie umana ha iniziato la sua evoluzione probabilmente in Africa, 200.000 anni fa. In quest'epoca gli uomini primordiali producono una più sofisticata gamma di utensili con scopi diversi. Ad esempio, questo veniva usato per levigare le superfici. Per di più, erano soliti appuntire gli strumenti per lavorare il legno. Pertanto, ritroviamo in queste abilità l'inizio dell'evoluzione della tecnologia. E ci sono anche molti indizi che ci lasciano ipotizzare che iniziassero a pensare come noi. Abbiamo recentemente rinvenuto tracce di simbolismo risalenti a 100.000 anni fa. Le collane di conchiglie ci fanno ipotizzare che già adornavano il corpo. Si inviavano messaggi l'un l'altro. È un po' come dire l'inizio dell'arte della creatività. 100.000 anni fa, prima del presunto inizio del cosiddetto collo di bottiglia,
il pianeta è abitato da un'ampia varietà di uomini preistorici, tra cui degli esseri molto evoluti. Ma alcuni scienziati ritengono che questa specie così intelligente e versatile abbia subito un improvviso e catastrofico calo numerico. Ma quale evento apocalittico potrebbe aver portato l'uomo preistorico sull'orlo dell'estinzione? Un grande vulcano? Un terrificante tsunami? O forse il devastante impatto di un asteroide? Alcuni scienziati credono che l'uomo preistorico sia passato attraverso un collo di bottiglia 50 o 100.000 anni fa. La razza umana, una popolazione globale di centinaia di migliaia di persone, potrebbe essere sopravvissuta soltanto grazie ad un esiguo gruppo di poche migliaia di membri. Fino a poco tempo fa, le prove di una catastrofe naturale che potrebbe aver decimato il numero dei nostri antenati primordiali si nascondevano nelle lande ghiacciate della Groenlandia. Piccole bolle d'aria si preservano nel ghiaccio artico. In esse sono racchiuse informazioni scientifiche relative al clima del periodo in cui l'acqua si gelò. Le temperature globali possono infatti essere studiate dallo spessore del ghiaccio. Le particelle di polvere e di aerosol registrano i dati degli eventi naturali di ogni epoca. Gli scienziati possono datare tutte queste informazioni. Ogni anno si deposita una nuova lastra di ghiaccio. Così i dati annuali si accumulano uno sopra l'altro come delle frittelle in un piatto. I singoli strati sono poi identificati nelle cosiddette carote, lunghi cilindri di ghiaccio provenienti dalle profondità della Groenlandia, in cui sono custoditi migliaia di anni di dati ambientali. Il professor Greg Zielinski dell'Università del Maine è un esperto nell'analisi delle carote di ghiaccio. Nel 1993 ha fatto una sorprendente scoperta in questa macchina del tempo ambientale. Mentre analizzavo i dati dell'acido solforico nella carota di ghiaccio, mi sono accorto che circa 75.000 anni fa ci fu un'enorme concentrazione di solfati. Un indizio che nascondeva qualcosa di enorme. E così ho iniziato ad investigare più a fondo. Zielinski ha scoperto la più alta concentrazione di acido in 110.000 anni di dati contenuti nelle carote di ghiaccio della Groenlandia. Questa scoperta rivela una violenta catastrofe naturale. Questa grande quantità di acido solforico può avere una sola fonte potenziale, ossia un'eruzione vulcanica di proporzioni enormi. La presenza di acido nella carota di ghiaccio è quindi attribuibile ad un imponente vulcano. Le grandi eruzioni rilasciano enormi quantità di gas, tra cui i solfati, che si trasformano in acido solforico nell'atmosfera. La più grande nuvola di acido del XX secolo è stata causata dall'eruzione del 1991 del monte Pinatubo nelle Filippine, che ha rilasciato 20 milioni di tonnellate di biossido di zolfo. L'acido presente nella carota di ghiaccio rivela che circa 75.000 anni fa c'è stata un'eruzione 100 volte maggiore di quella del Pinatubo, la più violenta da circa un secolo. I vulcani più attivi si trovano sulle linee di confine delle placche tettoniche che formano la superficie terrestre. La più devastante supereruzione degli ultimi 2 milioni di anni è avvenuta nel sud-est asiatico, sull'isola indonesiana di Sumatra. Il lago Toba è un grande bacino d'acqua lungo 100 km e largo 30. Nel 1929 il geologo olandese Van Bemelen ha identificato questo sito come una grande caldera, una depressione formatasi da un'eruzione dopo aver emesso nell'atmosfera enormi quantità di materiale lavico. Ed effettivamente questo ampio cratere si è formato a seguito di una violenta supereruzione avvenuta 75.000 anni fa, in linea con la datazione dell'acido rinvenuto nella carota di ghiaccio.
Questo vulcano, tre volte maggiore del supervulcano di Yellowstone, potrebbe aver causato la catastrofe naturale che ha minacciato il futuro della nostra specie. La disarmante potenza di questo vulcano è ascrivibile alla composizione delle rocce situate nel fondo del lago. Sumatra si trova in prossimità del punto in cui la placca tettonica indo-australiana slitta sotto la placca euroasiatica a un tasso di 6 cm l'anno. La placca sottostante rilascia acqua, provocando lo scioglimento delle rocce nella placca superiore e la loro risalita sotto forma di magma. Sulla superficie, la roccia vulcanica fusa si trasforma in lava. Ma è il magma, ricco di gas, intrappolato nel suolo a creare il potenziale potere esplosivo del vulcano. Il dottor David Work dell'Istituto Politecnico di Rensselaer, nello stato di New York, studia la composizione del magma che ha causato l'eruzione di Toba 75.000 anni fa per capire le ragioni della violenza di tale evento. E paragona l'accumulo di roccia fusa nella camera magmatica a una bottiglia contenente una bevanda gassata. Così come il magma, la soda rilascia una serie di bollicine e, come noterete, questi gas cercano il modo di uscire. In una bottiglia contenente una bevanda gassata, l'anidride carbonica si muove liberamente e può facilmente uscire, il che è paragonabile al magma a bassa viscosità trovato in alcuni vulcani come il Kilauea nelle Hawaii, dove i gas ribollono nelle rocce liquide e la lava rifluisce lentamente. Work esamina il magma dell'eruzione di 75.000 anni fa unitamente a un campione del vicino vulcano di Sumatra per dimostrare le motivazioni della violenza dell'esplosione di Toba. A circa 1300 gradi Celsius, ossia 2300 gradi Fahrenheit, il campione fonde. La viscosità del campione di magma di Toba è visibile perfino ad occhio nudo. Questa proprietà gli consente di detenere maggiori gas vulcanici esplosivi. Un potente microscopio evidenzia dei buchi nel materiale fuso di Toba. Si tratta degli spazi abbandonati dai gas che sono stati rilasciati durante la supereruzione. Sono le bolle intrappolate a causa dell'alta viscosità a rendere l'eruzione così esplosiva. 75.000 anni fa, migliaia di chilometri cubi di magma si accumulano sotto il suolo di Sumatra originando pressioni incontrollabili sulla superficie. Mille chilometri cubi di ceneri esplodono da Toba, ricoprendo un'area 10 volte le dimensioni della California. Oltre 2 miliardi di tonnellate di acido solforico vengono emesse nell'atmosfera. Si tratta della più grande eruzione a cui l'uomo moderno abbia mai assistito. Ma come può un vulcano portare la razza umana disseminata sull'intero pianeta sull'orlo dell'estinzione? In prossimità del vulcano, gli effetti sono apocalittici. Immaginate flussi piroclastici, valanghe di materiale lavico incandescente che invadono Sumatra, un'area di oltre 20.000 km quadrati. Tutto viene vaporizzato all'istante, distruggendo i segni della vita su tutta l'estensione dell'isola. Una colonna eruttiva alta 80 km libera nell'atmosfera più di 1000 km cubi di polveri. Proprio recentemente abbiamo toccato con mano le conseguenze delle ceneri vulcaniche, quando nel 1991 la colonna eruttiva del Monte Pinatubo ha raggiunto 35 km di altezza. Danny Shows, all'epoca, era a distanza in una vicina base americana. Sul vulcano c'era un'enorme nuvola di polveri che girava vorticosamente nel cielo. Più che la realtà, sembrava un film. Purtroppo, un film dell'orrore con un finale inaspettatamente macabro.
Dappertutto c'era solo devastazione. La vegetazione era ricoperta dalle polveri e dalle ceneri. Non c'era più nulla. Nell'eruzione del Pinatubo perdono la vita 320 persone. Le polveri vulcaniche sono tra le cause principali di morte. Eppure qui i vulcanologi avevano già lanciato un preventivo monito. L'evacuazione di massa salva la vita di 20.000 persone. A Toba non esistevano sistemi di monitoraggio e la supereruzione di 75.000 anni fa ha emesso 200 volte più detriti che a Pinatubo. La nuvola di polveri ha ricoperto un'area di 4 milioni di chilometri quadrati. Oggi una recente scoperta archeologica ci offre un nuovo indizio per capire l'impatto di questa terribile pioggia lavica sulle società primitive. Nel 2000, nel sud dell'India, è stato identificato uno strato delle ceneri di Toba a circa 4 metri di profondità dal dottor Michael Petraglia dell'Università di Cambridge. Un deposito spettacolare, è una stratificazione di valore storico e archeologico, una scoperta sensazionale. Sei un po' in basso, eh? Nel periodo successivo all'eruzione, circa 15 centimetri di ceneri si depositano sull'India del Sud. La prima minaccia degli uomini preistorici arriva proprio dall'inalazione di queste polveri. Queste minuscole particelle sono come dei piccoli frammenti di vetro. Se riescono ad entrare nei polmoni, possono causare ogni tipo di lesione. Una volta nell'aria, questi detriti vulcanici iniziano ad inquinare l'ambiente in cui vivono le comunità preistoriche. Le polveri si depositarono in tutte le fonti d'acqua, trasformando così l'acqua in un vero e proprio veleno. Persino le piante non riuscirono a sopravvivere a questo soffocamento. Molte specie sono morte a causa degli effetti della supereruzione. La caduta di 15 centimetri di polveri sull'India comporta presumibilmente l'estinzione di molte piante, perché lo strato di polvere inibisce il passaggio dell'ossigeno, rendendo il suolo sterile. Le ceneri dell'eruzione del Monte Pinatubo nel 1991 devastano centinaia di chilometri quadrati di terreni agricoli. Campioni di terra dal sito di Petraglia nel sud dell'India indicano che quest'area era ricca di una florida vegetazione. Sotto le ceneri abbiamo trovato l'argilla, per questo crediamo che questi terreni fossero ricchi di piante paludose. Questo suolo fertile viene ricoperto da uno spesso strato di polvere sterile, che crea un ambiente ostile per ogni tipo di vegetazione. È impossibile per le piante sopravvivere sotto una coltre di polvere. Si crede che questa polvere abbia ricoperto i territori indiani nel giro di pochi giorni. Il territorio venne come soffocato da queste polveri, rendendo impossibile la vita sia per le piante sia per gli animali. I problemi originati dalla polvere si sono protratti nel tempo. In questa parte del mondo ogni anno è caratterizzato dalla stagione dei monsoni. Nella moderna India tutto ciò causa frequenti inondazioni. 75.000 anni fa, una potente e mortale pioggia di detriti originatasi dalla supereruzione di Toba ha causato nuovi pericoli per i superstiti della preistoria. Durante le stagioni dei monsoni, le polveri depositatesi sul suolo iniziarono a invadere ruscelli e fiumi, espandendosi ovunque. Lo strato di polvere nello scavo del dottor Petraglia si è infatti accumulato quando l'acqua dei monsoni ha trasportato i detriti vulcanici nei corsi d'acqua, bloccando i sistemi naturali di irrigazione. Abbiamo quasi terminato. Gli eventuali superstiti devono aver affrontato un triste futuro in un ambiente sterile e inospitale. Gli archeologi non hanno rinvenuto resti umani sotto lo strato di polvere di Toba. Una collezione di utensili primitivi è la sola prova dell'esistenza di una società prima della supereruzione.
È interessante perché ritroviamo questi artefatti in abbondanza, ma è come se la cenere avesse cancellato per sempre la popolazione che ha realizzato e usato questi oggetti in pietra. I detriti vulcanici dell'eruzione di Toba sono una grande minaccia per l'uomo primitivo. Tuttavia, quando le nubi di polvere si disperdono, i superstiti di tutto il mondo devono affrontare un secondo pericolo. Una nube acida creata da 2 miliardi di tonnellate di solfati emessi dal supervulcano. Le goccioline di acido nella stratosfera bloccano i raggi solari, dando vita ad un inverno vulcanico di 6 anni. Il professor Howard Griffith, dell'Università di Cambridge, esamina le conseguenze di questo improvviso cambio climatico sulle piante. Con i nostri esperimenti abbiamo simulato gli effetti che sono diretta conseguenza di un'eruzione vulcanica. Abbiamo ridotto l'intensità della luce, la temperatura e la disponibilità di acqua. L'acido dell'eruzione di Toba oscura il 90% della luce solare. E come si sa, le piante utilizzano l'energia solare per crescere, in un processo noto come fotosintesi. Griffith analizza gli effetti sui suoi campioni esposti al minimo livello di luce di un inverno vulcanico. Qui, ad esempio, questa foglia ha bloccato il processo di fotosintesi e quindi la crescita. Gli scarsi livelli di luce causati dall'eruzione di Toba inibiscono la crescita delle piante, mentre la nube acida ha tutt'altro effetto, ossia diminuisce le temperature globali di 20 gradi Celsius. Griffith esegue sperimentazioni sulle piante per un periodo di 2 settimane. Qui sono visibili degli effetti immediati. Queste striature gialle indicano la perdita dell'attività fotosintetica. E le basse temperature riducono il potenziale di crescita di queste piante. E come se non bastasse, l'inverno vulcanico causa in alcune aree un drastico calo delle precipitazioni. L'esame al microscopio sui campioni esposti a queste variazioni rivela che la combinazione tra la minor luce, il calo di temperature e di precipitazioni non può che avere effetti devastanti sulla vegetazione subito dopo l'eruzione di Toba. I nostri esperimenti hanno dimostrato che questi fattori combinati, innescati dall'eruzione di Toba, comportano la deforestazione e la defogliazione dell'ambiente. La supereruzione di 75.000 anni fa innesca un terribile inverno vulcanico che distrugge la vegetazione del pianeta. E tutto questo potrebbe aver decimato le popolazioni umane più evolute. Ma ci sono stati dei superstiti e i loro discendenti hanno contribuito a creare il mondo che conosciamo oggi. Ma chi erano questi uomini? I genetisti sono in grado di tracciare le migrazioni dei primi uomini comparando le variazioni di DNA nelle diverse parti del mondo. La regione con la maggior diversità genetica è la più probabile fonte ancestrale della moderna umanità. Il professor Disotel dell'Università di New York ci spiega il fenomeno con una similitudine. Se prendo un mazzo di carte e lo mischio e poi lo distribuisco, ci saranno cuori, fiori, picche e quadri. Se invece prendo il mazzo con il colore rosso, posso mischiarlo quanto voglio, ma ad ogni mano distribuirò solo il rosso. Quindi le maggiori diversità sono solo nella prima popolazione, ossia nel primo mazzo di carte. Pertanto, gli scienziati circoscrivono la fonte ancestrale della moderna umanità nella regione con maggiore diversità genetica, l'Africa orientale. È infatti più probabile trovare maggiori differenze fra il DNA di 2 abitanti dello stesso villaggio africano che tra un originario del sud-est asiatico e uno del nord Europa. La diversità presente sul nostro pianeta sembra riconducibile all'Africa orientale.
Molti esperti ritengono che l'intera popolazione umana, con i suoi 6 miliardi di persone, discenda da un gruppo di individui provenienti dall'Africa orientale, vissuti 60.000 anni fa. Tuttavia, le prove archeologiche evidenziano la presenza di milioni di esseri umani su tutto il pianeta decine di migliaia di anni prima. Qualcosa sembra aver interrotto lo sviluppo umano nella maggior parte del mondo abitato, in una sorta di perverso gioco preistorico. La supereruzione di Toba di 75.000 anni fa ha innescato un devastante inverno vulcanico globale. Un ristretto gruppo di superstiti est-africani sfuggiti alla catastrofe potrebbe aver sostenuto l'evoluzione della razza umana. Il professor Stanley Ambrose, dell'Università dell'Illinois, crede che la supereruzione abbia scatenato un effetto a collo di bottiglia e ha una teoria su come un gruppo di cacciatori est-africani si sia adattato alle terribili conseguenze del vulcano di Toba. Credo che Toba abbia cambiato il corso della storia umana, forzando la gente a collaborare, invece di difendere egoisticamente il proprio territorio. Il professor Ambrose crede che un esiguo gruppo di uomini sia sopravvissuto al cosiddetto collo di bottiglia, imparando a lavorare insieme, costruendo reti di supporto e sviluppando forme di comunicazione più sofisticate. La sua teoria si basa sul movimento delle comunità preistoriche in Kenya in cerca di materiali per la realizzazione degli utensili, e in particolare della roccia vetrosa, ossidiana, formatasi dal raffreddamento della lava. Il valore aggiunto dell'ossidiana sta nella sua incredibile capacità di taglio. È simile al vetro rosso. Ci si può persino radere. Gli utensili taglienti sono beni preziosi e l'uomo preistorico è disposto a percorrere grandi distanze per procurarsi l'ossidiana. Oggi è possibile risalire al vulcano da cui si estraeva questa pietra, un'informazione che consente agli archeologi di ripercorrere le tracce di questi uomini. Il professor Ambrose scopre che questi materiali risalgono a un periodo precedente all'eruzione di Toba e che provengono tutti da una medesima fonte. La pietra proviene infatti dallo stesso territorio in cui vivevano queste comunità, il che ci suggerisce che non vi era comunicazione fra i vari gruppi. La supereruzione che scatenò l'inverno vulcanico, facendo diminuire in Africa le temperature di 20 gradi Celsius, le precipitazioni del 90% e distruggendo buona parte della vegetazione, sembra aver cambiato questo aspetto. Nei successivi siti archeologici a Toba, come questo nei pressi di Ntuka, 100 km a ovest di Nairobi, gli utensili rinvenuti sono di ossidiana, una pietra che è stata trasportata da grandi distanze, da terre abitate da altri gruppi. Questo è un pezzo di ossidiana. È probabile che il suo sito d'origine disti oltre i 100 chilometri. Trovare questa pietra qui, per me, non è solo la scoperta di un utensile, ma è la prova della comunicazione e della capacità di attraversare il territorio. Il ritrovamento dell'ossidiana indica che gli uomini viaggiavano in cerca di nuove risorse nel periodo immediatamente successivo alla supereruzione. Tuttavia, come il professor Ambrose dimostra quando delinea i percorsi dei nostri lontani antenati alla ricerca di ossidiana, questo non è un territorio semplice da attraversare. Guidare in Africa è difficile. Percorrere questi tragitti a piedi, sotto la minaccia degli animali selvaggi, deve essere stata una sfida incredibile per questi uomini. Un esperimento condotto nel Parco Nazionale di Hell's Gate, in Kenya, dimostra la difficoltà di percorrere 112 km a piedi. Daniel Shah è un'ottima guida di un vicino villaggio Masai. Parte all'alba ai piedi di un grande masso conico e inizia a percorrere questo arido territorio per poi fare ritorno al tramonto. Shah
Sha percorre solo una parte dei 112 chilometri che lo separano dalla cava vulcanica di Ossidiana, camminando incessantemente per 20 ore. Ha percorso 23,94 chilometri. L'uomo preistorico potrebbe aver impiegato giorni per giungere alla cava, attraverso i territori di altri gruppi di cacciatori e raccoglitori. Avrebbero potuto cercare di evitare l'incontro con le comunità che vivevano in quelle zone, oppure instaurare dei legami. Credo che abbiano preferito stringere dei rapporti di amicizia, perché nessuna roccia vale più della vita. Il professor Ambrose crede che il difficile territorio africano abbia costretto gli uomini a collaborare nella ricerca dei materiali più idonei per armi e utensili, quali appunto l'ossidiana. Credo che questo sia il posto giusto per estrarre l'ossidiana, perché puoi venire qui e scegliere il pezzo che ti serve. È una sorta di supermercato dove puoi scegliere e prelevare dagli scaffali. Il sito sorge sull'estremità di un antico vulcano. L'ossidiana, inizialmente, si trova nel magma che fuoriesce dal vulcano e che in superficie diventa lava. Non si tratta altro che di lava che scendeva lungo i fianchi del vulcano e che si è raffreddata rapidamente. Le proprietà dell'ossidiana dipendono unicamente dalla composizione chimica della lava e dal grado di conservazione della roccia nella terra. L'ossidiana di questo sito può essere facilmente lavorata e affilata, così da essere utilizzata nella caccia e nella preparazione della carne. Questa tipologia di pietra eruttiva e vetrosa si presta alla realizzazione di utensili, perché ha una grana molto sottile, se non del tutto assente, ed è anche estremamente affilata. Oggi sono tuttora visibili i tentativi di estrazione dei cacciatori preistorici. Guardate qui, questo è un grande blocco di ossidiana. E questi sono i segni dei tentativi di estrazione, ma alla fine hanno dovuto desistere. Forse richiedeva troppo lavoro, o la posizione era troppo precaria, o forse sarebbe stato troppo pesante da trasportare, anche se ne valeva la pena. Gli artefatti ricavati dall'ossidiana potrebbero aver contribuito alla sopravvivenza dell'uomo primitivo sul territorio post-Toba. Ma Ambrose crede che le capacità comunicative apprese proprio nel tentativo di trovare i materiali più idonei siano state ancor più fondamentali nei secoli a venire. Percorrere lunghe distanze implica una nuova serie di abilità, soprattutto per attraversare territori occupati da altri gruppi di uomini. Credo sia stato il primo passo verso il linguaggio. Crede che le nuove abilità sviluppate dai nostri antenati nel periodo successivo all'eruzione di Toba abbiano cambiato il corso dello sviluppo umano sul pianeta. Toba probabilmente ha consentito all'uomo di uscire dall'Africa e popolare il resto del mondo, avviando così una rivoluzione che è continuata nel tempo. Se la storia di Toba fosse esatta, i 6 miliardi di abitanti della Terra discenderebbero tutti da un unico gruppo di uomini provenienti dall'Africa equatoriale, che per sopravvivere all'orrore della supereruzione ha sviluppato una nuova serie di capacità. Il passato può forse aiutare le generazioni del XXI secolo? Se il supervulcano di Toba eruttasse oggi, distruggerebbe anche la civiltà moderna? ...75.000 anni fa, il più potente supervulcano che l'uomo abbia mai visto erutta in Indonesia. Un evento che mette seriamente a rischio il futuro dell'umanità. Il lago Toba, sull'isola di Sumatra, non è altro che una cavità formatasi dall'eruzione di 1.000 km cubi di polveri nell'atmosfera. Oggi questo è un luogo tranquillo,
abitato da comunità di pescatori e visitato dai turisti, curiosi di ammirare la bellezza del lago e le sue affascinanti sorgenti termali, reminiscenze di un passato vulcanico. Tuttavia, questa calma potrebbe essere disturbata in ogni momento, trattandosi di una regione altamente sismica. Un'onda alta 7 metri! Dicembre 2004. Un terremoto nell'Oceano Indiano provoca lo tsunami più violento della storia, facendo temere una nuova ondata sismica in Indonesia. Il massiccio riassestamento della crosta terrestre che ha scatenato questa tragica serie di eventi è avvenuto nella faglia di Sumatra, parte dello stesso sistema geologico che 75.000 anni fa causò una supereruzione sull'isola. Molti scienziati ritengono vi sia un nesso tra l'attività sismica e l'attività vulcanica, ma un'eventuale eruzione a Toba richiederebbe la presenza in superficie di un ampio volume di magma. Il professor Rob McCaffrey dell'Istituto Politecnico di Rensselaer nello stato di New York nel 2001 ha esaminato l'attività vulcanica del lago Toba. Una semplice dimostrazione nel giardino del college mostra come sia riuscito a usare onde sonore per capire la geologia sotterranea di Sumatra. Gli studenti posizionano una serie di sensori a pari distanza dalla fonte di onde sonore, in questo caso un martello. Perfetto! Le onde sonore si propagano nei diversi materiali a velocità diverse. Pertanto i sensori, sebbene dislocati a pari distanza, vengono raggiunti in tempi diversi. Ok, ci siamo. Le onde che si sono propagate attraverso i vialetti sono arrivate prima delle onde che hanno viaggiato attraverso il suolo sotto l'erba, proprio perché i vialetti hanno una massa più compatta. Analizzando quindi le onde sonore in punti diversi, gli scienziati possono delineare il percorso geologico attraverso cui si sono propagate. McCaffrey dispone dei sensori attorno al lago Toba per misurare le onde sonore generate da sismi di minore intensità. I dati rivelano un immenso sistema vulcanico nascosto nelle profondità del lago. I risultati stratigrafici evidenziano due camere separate, una più ampia a sud e una più piccola a nord. Risultati allarmanti, in quanto evidenziano segni di attività a Toba. Sulla base dei nostri dati, ammesso che siano esatti, sembra ci sia un'affluenza di magma nella camera che sta oggi alimentando il vulcano. Nel sito protagonista della più grande eruzione degli ultimi 2 milioni di anni c'è ancora attività vulcanica. Per prevedere un'eventuale nuova eruzione, gli esperti esaminano i segni del movimento del suolo sulla camera magmatica. Nel 1993, McCaffrey ha eseguito misurazioni di posizionamento GPS intorno a Toba. Nel 2001 è ritornato sul sito per cogliere eventuali variazioni. Con nostra sorpresa, le cose non erano molto cambiate. Abbiamo rilevato quasi un'esatta corrispondenza di dati. Sono quasi certo che non ci saranno altri eventi catastrofici a Toba, almeno per i prossimi 50 anni. Toba non presenta alcun rischio, almeno nel prossimo futuro. Ma si può dire lo stesso delle altre decine di antichi supervulcani, tra cui il più famoso situato nel Parco Nazionale di Yellowstone? A Yellowstone, il passato vulcanico sembra quasi scolpito in questo aspro territorio. E i tanti geyser, le fumarole e le sorgenti termali testimoniano una continua attività sotterranea. Così continuano a scaturire timori sulla possibilità di una nuova supereruzione. Il problema nasce dalla mancanza di dati certi indicanti i segnali preparatori di un simile cataclisma. Ed è proprio questo il pericolo, secondo il professor Bill Maguire, direttore del centro di ricerca Benfield sulle calamità naturali di Londra.
Le supereruzioni non si sono mai verificate in epoca moderna, questo è il problema. Pertanto non sappiamo quali siano i sintomi. Potrebbero esserci avvisaglie mesi, settimane o solo giorni prima. Non siamo in grado di ipotizzare dove si manifesterà la prossima supereruzione. Potrebbe verificarsi un'eruzione in un sito in cui non vi è mai stata attività vulcanica. Magari il magma potrebbe essersi accumulato nel corso dei secoli a nostra insaputa. Le supereruzioni come quella di Toba sono molto diverse dalle eruzioni vulcaniche che si sono manifestate in tempi recenti, come quella di Montserrat nei Caraibi, dell'Etna in Sicilia o del Monte Pinatubo nelle Filippine. Se questa pallina rappresentasse il volume del materiale espulso dal Pinatubo che ha causato l'eruzione più violenta del XX secolo, questo pallone rappresenterebbe la quantità del materiale espulso dal Toba. Il Pinatubo ha raffreddato la materia di circa mezzo grado. Immaginate l'impatto di un'eruzione di questo tipo sul clima mondiale. Le infrastrutture moderne non sono progettate per affrontare variazioni climatiche come quelle di Toba, con cali di temperatura di 20 gradi o riduzione delle precipitazioni del 90%. Un supervulcano moderno potrebbe essere 1000 volte più devastante della peggior catastrofe naturale della storia. La prossima supereruzione potrebbe far morire di fame 1 miliardo di persone. Porterebbe l'economia sull'orlo del collasso e sarebbe la più grande catastrofe contro cui la civiltà dovrebbe combattere. Le imponenti dimensioni della caldera di Toba testimoniano il cupo potere della natura. La supereruzione di 75.000 anni fa è stata una vera minaccia per il futuro della razza umana. Le probabilità di un simile evento apocalittico nel XXI secolo sono certamente minime. Forse una su 500. Tuttavia, le conseguenze potrebbero essere devastanti.